Salve ragazzi, eccoci qua con Mao. Buona serata a tutti. Allora facciamo un bel curry di agnello. Bene. Allora ragazzi, facciamo riscaldare un po' la pentola. Allora, qui abbiamo l'agnello cotto precedentemente con delle spezie, c'era il finocchio fresco, cipolle, insomma un po' di tutto, sedano, pepe, un pochino di sale e via. 4 ore almeno, se non 5, fuoco proprio lento lento. Qui adesso andiamo a riscaldare un po' d'olio, ci metto un po' di pepe. Ci mettiamo dei semi di cumino. Ecco qua. Facciamolo bruciare bene, qualche minutino. Ok guys. We are going for lamb curry today. Ok, ecco qua, si riscalda l'olio. Ecco qua, prendiamo 2 cipolle. Facciamo proprio bruciare senza però, opla, scusa, senza però bruciare, facciamo solo rosolare un pochettino. Okay. Ci mettiamo anche dell'alloro, bay leaves, cinnamon. Ok. I'm gonna put white pepper as well. There we go. And let it go. Just a couple of minutes, very gently, yeah? Okay. Okay ragazzi, abbiamo messo dell'alloro, pepe bianco, pepe nero, dei semi di cumino, il cinnamon, non so come si dica in italiano, però. Ok, allora, a questo punto tagliamo le cipolle sottili sottili. Ecco qua, occhio che non si bruci niente. Benissimo, adesso inizio a aggiungere le cipolle. Ok guys, lamb curry today, onion frying with seeds, white pepper, black pepper, all sorts of salt. Okay. There we go. Cook it nicely.
Open the door. There we go. Make sure you see. Benvenuto Ninni. Facciamo un curry di agnello. Ok guys, a pre-cook lamb for over 4 hours. A big pot like this, with some water, olive oil. Opla. Okay. Make sure it doesn't stick to the pan. Right. Okay, I'm gonna add my herbs right, but later. Okay, I'm gonna add now some curry powder. There we go. I like one red chili, maybe two. Right guys, chop it nicely. It's gonna be spicy, yeah? Right, so make sure it doesn't stick to the pan. A bit of turmeric. Not too much, eh? Just a little touch. I need, there we go, paprika. You can put plenty, that's it. Sorry. Okay, keep stirring it. Add a touch of water. They keep cooking until the onions become yellow, yeah? Dark brown, yellow, whatever. Oh, c'è fumo in casa, raga. Allora, un altro fine settimana ragazzi, aspettiamo il Cagliari Calcio, andiamo a Bologna, giusto? Speriamo bene, dai Mazzarrino, forza, ce l'avamo quasi fatta con la Roma, e invece, pazienza, pazienza, ma abbiamo giocato benino, almeno ci ha provato, come si suol dire. Allora, via, fatelo andare, adesso mi servono dei pomodori. Pomodori ragazzi, facciamoci questo curry di venerdì. Ecco qua, assicuratevi che non si attacchi, non bisogna bruciarlo. Poco poco acqua, che facciamo andare via. Tagliamo i nostri pomodorini. Un attimo, passatina la cucina qua, che io faccio danni. Allora, andiamo avanti. Ok, abbiamo il vino logicamente, ma raga, non è, è un prodotto italiano, non è sano, lo nascondiamo qua. Vediamo bene i pomodorini, pezzi piccoli. Attenzione, mi raccomando, non bruciate niente, però le cipolle si devono proprio colorare. Quindi non va bene.
Gli aggiungo l'acqua pian piano e via. Io, per farvi contenti, avvicinerei un po' di più la camera. Vediamo un po', vedrete meglio. Deve proprio cuocere la cipolla, eh? Abbiamo messo, come detto prima, pepe nero, pepe bianco, il cumino, il cinnamon, l'alloro. Hey guys, keep stirring it until the onions are fully cooked. Fully cooked. It's not ready, eh? Right. Greased by a couple of fennels, right? Let's move the meat somewhere else. Okay, and I'm gonna take the steams, how they call them, steams. Hey ragazzi, questi pezzi qua vanno nella mia ricetta. Non si mangiano, è solo per dare il sapore. E continuiamo a girare. Questo è semplice, semplice, ci vuole un po' di pazienza. Hey guys, add some fennels. Okay, I'm gonna do my tomatoes in a second. There we go. Okay, so what do I need? I need yogurt. Okay. We put chilies in it. It's gonna be spicy, a big bite, guys. Garlic and ginger. Right. Allora un po' d'aglio, raga. Almeno tre pezzi. Spicchi. Okay. Occhio sempre che non si bruci niente qui. Facile. Facile. Fare un casino, rovinare tutto. Allora ragazzi, abbiamo visto un po' di tenni, oggi c'era Berrettini, ha perso, purtroppo. E vabbè, che c'era. Allora l'aglio pesato in piccoli. Deve rosolare lentamente. Now we have some ginger. Guys, zenzero, come lo chiamate? Ginger? Right, so I need a chunk. Refill it. A few more water here. It's a bit laborious, isn't it? Abbiamo visto Pavoletti contro la Roma, un gran ritorno. Bello, bello. Qui brucia. Allora ragazzi,
Questo lo sta frantumare proprio in poltiglia. Vediamo la buccia, messo qui, prendiamo questo fanno pezzi piccoli piccoli piccoli. Alright guys, we have some ginger, we smash it. Yeah. Non è facile. Con un frullatore magari, ragazzi. Dovrebbe diventare una pastiera. Sopra, scusate. Mettiamo i pomodori. Altro pochino d'acqua. Ho il frullatore ragazzi, ma non ho voglia di... Benvenuta a Lara, stiamo facendo un curry di agnello. Ok? Lara, abbiamo cucinato l'agnello per 4-5 ore in una pentola con delle spezie varie, pepe, cipolle, sedano, basilico ci ho messo, finocchio, un po' di tutto. Ok? Allora... Questo l'ho tritato proprio bene, altrimenti difficile da mangiare. Fatto. Ok, pulitina qui. Ok. Allora ragazzi, continuiamo. Io avevo abbassato la fiamma un attimino, adesso la faccio risalire su. Ecco qua. Allora, possiamo già eliminare però qualche cosa, ad esempio il cinnamo può andare in mondezza. Ah, questo non si è già mandato. Ok? Possiamo rimuovere anche l'alloro. A questo punto abbiamo messo il peperoncino, abbiamo detto, pepe nero, bianco, semi di cumino, insomma c'è di tutto. E ce ne sarebbero altri ragazzi da mettere, però quello che c'avevo in cucina. Ecco qua, adesso mettiamo proprio una bella tazza d'acqua. Facciamo un bel brodo. Ecco qua, un bicchiere e mezzo. Allora, io l'agnello c'è una coscia intera, quindi che ne so, 2,5 kg di carne ci sono, con l'osso, 2,5 kg più. Ecco qua,
fiamma alta, le facciamo cuocere per un pochino. Ecco qua, ci vogliono yogurt, ragazzi, torniamo qua. L'agnello è già cotto, come detto, qui ho anche ripulito dal grasso. Facciamola andare, un po' di caldo si vuole. Entrare in ebollizione, adesso io rimuovo anche, aspettiamo un attimino, dopo un paio di minuti rimuovo anche il finocchio, tanto quello non si mangia. Mettiamo il tocco di Sardegna, noi ci mettiamo sempre un tocco della nostra isola, i pomodorini secchi. Ragazzi, diamo, la ricetta va rivista, non è che si copia e basta. Ecco qua, un pomodorino lì, è buono. Ecco qua, sta iniziando a bollire. Ecco qua, c'è un peso di, togliamo. Giusto dare un po' di sapore, li avrei fatti cuocere di più, però sto velocizzando la ricetta, diciamo, giusto per il video. Hey guys, remove your fennel, remove your bay leaves, remove the cinnamon, there we go, chili, squalots. Now it's boiling. I just leave two little pieces of fennel, okay? Just to cook a bit. Right. I give it 5 minutes and then we add the meat. We need salt, obviously. Pinch of salt. There we go. I'm gonna test it now, okay? Yeah. It's lovely, guys. Give it a couple of minutes, okay? We may have a glass, a sip of wine. Ragazzi, facciamo anche qualche fotografia. Ecco qua. Fotografia.
Continuiamo la nostra ricettina. Mettere, assorbirsi un pochino il sughetto. Ok, si sta colorando. I pomodori bisogna schiacciarli. Sminuzzateli proprio se potete. Qua. C'è un bel profumo qui, ragazzi. Hey guys, lovely perfume. Good food, it's good stuff. Allora Lara, che ne dici? Nini, sta andando bene? Apriamo il vinello? Vediamo un po'. Dove abbiamo l'altra bottiglia. Questa cosa. Un goccino, dai. La policella buona, ripasso. Oh. Oh là là. Sono un po' stanchino, raga. È una verità. Un goccino di vino. Bisogna dare il tempo alla cottura. Ecco qua, senza esagerare. Salute ragazzi, cari amici giù a Cagliari, Sardegna, qui a Londra, in Brasile. Mau cucina per voi. Bene, si deve asciugare proprio la salsetta, pian piano, poi possiamo aggiungere aggiungiamo la carne, fra un pochettino, ok? Io ci metterei anche lo yogurt adesso. Naturale, simile, bella mischiata, vedete? Sta prendendo il suo colore, la sua consistenza. Deve asciugarsi la salsa, eh? Deve evaporare un bel po'. Mi raccomando, schiacciate i pomodori e ci siamo. Non ricordi noi. Cin cin. Io sto proprio cercando di
sminuzzare i pomodori. Iniziamo ad aggiungere la carne. Ben. E facciamo andare. Molta calma. Ancora ho la fiamma alta, però poi la riduciamo. Facciamo cuocere un po', facciamo un altro paio di fotografie. Fiamma alta, fate andare, quando si asciuga un po' salsa, abbassiamo la fiamma. Tagliato l'agnello a pezzettini. Ecco qua. Va bene. Cin cin. Guys, I just add the meat. Now high flame, let it go. I don't know, at least 10 minutes, then reduce the flame and let it go, I don't know, another 10 minutes. All depends, you know, you taste. The meat is cooked. You have a glass of wine. Un po' di vino alla signora. Eccoci qua ragazzi, fate andare, si deve asciugare la salsa, Okay. Assaggiamo, va bene anche di sale, tutto ok, perfetto. Adesso dall'altra parte facciamo un po' di riso, ragazzi, dobbiamo cucinarci il riso, no? Quindi pentolino, vediamo un po', sposto la camera, ecco qua. Ok, allora mettiamo una tazza di riso, ecco qua, io ho del riso giapponese, ok ragazzi, allora una tazza di riso, e due tazze di acqua,
Alziamo il fuoco al massimo. Va bene? Ok, facciamo bollire e poi 12 minuti a fuoco spento. Quasi spento, ok? Fatto così. Qui vedete, sta finalmente bollendo. Facciamo asciugare un po' la salsa ed è finito. Ok? Piccolo brindisi. Lovely stuff, guys. Lovely. Lamb curry. Okay. And I'm gonna reduce the flame a little bit. Half. Okay. Half from what it was. Ok, allora, ci siamo quasi ragazzi, ancora un po' troppo liquido, aumenta la fiamma di nuovo, il riso non sta ancora bollendo, ci vuole un po' di pazienza. Bene. Ok, adesso abbassiamo la fiamma al minimo per la carne. Quando è pronto il riso spegniamo tutto. Il piatto è pronto. Io non ho coriandolo, ci metterò del prezzemolo, ok? Per finire. Qua ragazzi, prezziamolo fresco.
e fra un po' l'aggiungiamo. Una sciacquatina. Ok. E mettiamo un po' così, giro. Va bene. Fuoco quasi spento. Il curry è pronto, ragazzi. Giusto aspettando che il riso finisca la sua cottura. Benvenuta Millie, hi Millie. This is lamb curry with some rice. Now it's steaming. It'll take 12 minutes. That's it, job is done. I pre-cook the lamb here, then several spices, tomatoes, yogurt. I put fresh parsley because I don't have any coriander, chilies, black and white pepper, cinnamon, curry powder, cumin seeds, everything. Nearly done. Now I'm waiting for my rice to boil. Just reaching the boiling. There we go. It's boiling now. Now I put the flame down. Okay. That's it. Okay. Bene ragazzi, ecco qua. Pronto, è fatto, è abbastanza liquida, così si accompagna bene col riso. In genere io la faccio un po' più asciutta, dai, diciamo la verità, però va bene anche così. Ecco qua, la carne bella sfilettata. Assaggiamo anche qualche pezzettino. Okay, non aprite, do not open the lid, yeah?
has to be shut, sealed completely. Okay. Job is done, guys. I'm carry here. Just be behind with the rice. Quasi finito, raga, abbiate pazienza. Ecco qua. Un riso cucina. Piccolo brindisi. Buon vino, ragazzi, buon vino. Assaggio di nuovo la salsetta. Buona, 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 buona. Va bene. Ecco qua. Se non so cosa riuscite a vedere voi. Avviciniamo la camera, ok? Ecco qua, lamb curry, un curry di agnello, veramente profumato, dovrebbe essere molto buono. Riso senza aprirlo, sta andando benissimo e via. Poi facciamo un bel assaggino qua. Adesso io spengo la fiamma completamente del curry perché ha cucinato. Diamo una pulitina qua. Ok. Ecco qua, il riso va, la fiamma è bassa, ecco qua, adesso si asciuga un po', siamo a cavallo. Se dico cavallo, fanno delle battute in Sardegna. Venerdì sera cosa fate voi ragazzi di bello? Da noi già si esce il venerdì sera, ma questa settimana ho fatto baldoria tutti i santi giorni, quindi oggi, scusate, a riposo. Ecco qua.
riso piccina, quasi pronto. E ci facciamo un assaggino, c'è un bel assaggino. E vediamo un po'. Facciamo preparare il pane. Un pezzettino baguette. Sì. Andiamo. Pezzettini. Ecco qua, piatto, iniziamo a servire il nostro lamb. Ragazzi, è uno spettacolo, senza esagerare, un pezzo, un pochettino, un assaggino. Aspettare proprio il riso, ancora un attimino e siamo a cavallo. Ok, il riso è quasi pronto ragazzi, ci vuole ancora un minutino e siamo a cavallo. Ok, si può assaggiare un pezzettino giusto per vedere un po', non è che bisogna aspettare il riso per forza. Vediamo un po' ragazzi, vedremo un po'. Buonissimo. Allora, veramente buono. Piccantino poco 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 poco, intanto è giusto, quindi va bene. Il mio riso sta asciugando, è proprio quasi pronto. 1-2 minuti e lo spegniamo. Buono. Vedete, praticamente ecco qua, è pronto il riso. Va bene. Ah, sento un pochino il pizzicore del peperoncino. Mm.
Raga, favola. Una favola. Allora, io posso anche... Sono passato il tempo necessario. Ecco qua. Vediamo un po'. Un cucchiaio. Ecco qua. Bello, eh? Bene. Ecco qua. Possiamo mettere un po' nel piatto. Così. Opla. E via. Proprio un po' tappuntino, va bene? E via. Chiudiamolo di nuovo. E assaggiamolo col riso. Mischiamo tutto. Ragazzi, è uno spettacolo. Assaggino. Raga, è buono. È buono. È buono. Ottimo. Vinello. Brindisi agli amici di Sardegna, londinesi, a chi mi vuole bene. Che bontà. Semplice, semplice, raga. Però bisogna fare un po' di pratica, non è che tu vai lì e esce bene. Passò parecchio tempo. Opla. Buono. Oh boh. Ma vi saluta. Alla prossima. Vediamo un po'. Tirare fuori qualche ricettina. Questo è un capolavoro, ragazzi. Guarda che è buono. Un sorsino di valpolicella. Cos'è questo? Ripasso classico superiore 2018. Vabbè. Buono. Che bontà. Che bontà. Okay. Pezzettino di pane, ragazzi, bello, proprio bello, gustoso. Il sapore di piccantuccio, leggero leggero. Ottimo. Va bene così. Vi devo salutare, cari amici, alla prossima ricetta. Mi raccomando, seguitemi. Quando una volta abbiamo raggiunto 50.000 e passa visioni. Purtroppo però bisogna anche lavorare. Questo è un passatempo, giusto ragazzi? Quando si lavora, in tempi di Covid, non c'è più l'energia per cucinare. Buonissimo. Buonissimo. Vi faccio vedere il riso da vicino. Questa è la consistenza, raga. Perfetto. L'acqua è tutta assorbita. Come cavallo. Come ho detto prima, è buono veramente. Veramente. Ma vi saluta. Carissimi. Restare qui tutta la sera, eh. Però va bene così. Forza Cagliari, mi raccomando, eh. Chi vuole capire capisca. Dai che ce la facciamo. Dobbiamo restare in serie altro che. Okay? Ciao a tutti, bacioni.